po' complicato, è ovvio che tutti quanti, diciamo, abbiamo tanti pensieri per la testa, però noi continuiamo a lavorare e fare la cosa che ci piace di più, quindi siamo un po' giù di corda fisicamente rispetto al Trastevere, abbiamo fatto un passo indietro, però oggi mi è piaciuto il carattere. Forse l'anno scorso queste partite le perdevamo tutte, quindi devo fare complimenti ai ragazzi, perché comunque c'è chi non si è potuto allenare in queste settimane, è venuto a giocare e ci ha dato il suo contributo. E la vittoria ha avuto una bimba, e quindi dedichiamo a lui questa vittoria. E poi volevo anche approfittare per ringraziare tutte le famiglie dei ragazzi, perché in questo momento, diciamo, anche la mia, perché ci permette comunque di trovare svago anche se la situazione non è delle migliori, quindi ci godiamo questi tre punti e speriamo di ritrovare tutti quanti un po' di serenità, questo sicuramente aiuta, quindi continuiamo così e speriamo che vada tutto per il meglio, dai. Ma sicuramente il sacrificio, siamo stati bravi in fase difensiva e diciamo che noi cerchiamo di lavorare molto sulla fase difensiva, quindi abbiamo chiuso bene gli spazi. È ovvio che, diciamo, oggi abbiamo peccato molto di più in fase di impostazione, quindi la chiave tattica è stata comunque quella di avere una ottima fase difensiva, abbiamo preso solo una rete, e poi diciamo che due episodi ci sono andati bene e abbiamo portato la partita a casa. Noi dobbiamo lavorare, se lavoriamo bene, ci siamo con la testa, ci possiamo togliere tante soddisfazioni. Abbiamo iniziato un percorso l'anno scorso, diciamo prima del lockdown abbiamo fatto molto molto bene, quindi io penso che abbiamo la necessità di trovare degli obiettivi importanti quest'anno. È ovvio che noi puntiamo a un campionato lì su e cercare di fare sempre bene, quindi oggi l'altra volta ci è andato bene, abbiamo inanellato questi 6 punti che ci servono per ben sperare per il continuo del campionato.